Isola dei Famosi, gli attacchi di Luxuria e Nadia Vladimir. Luxuria, con l'appoggio di Nadia Rinaldi, ha lanciato dei durissimi attacchi e delle gravi accuse contro le Isola dei Famosi. La puntata di ieri pomeriggio domenica live è stata per la maggior parte incentrata sulle vicende del Cannagate dell'Isola dei Famosi. Tra nuove rivelazioni e ribadite negazioni, i vari personaggi e protagonisti nella questione non hanno cambiato il loro punto di vista. Tutti hanno infatti mantenuta ben salda la loro posizione rispetto agli accadimenti avvenuti in Honduras. Solo Cecilia Capriotti ha aggiunto un nuovo elemento a questo ingarbugliato puzzle. L'attrice ha infatti ammesso che il gruppo, compreso Francesco Monte, sapeva della volontà di Eva Enger di dire la verità durante le dirette. Il tutto è stato ripreso anche dalle telecamere. Dopo questa rivelazione, l'opinionista Vladimir Luxuria ha però iniziato a infastidirsi, per finire poi per esternare pienamente il suo iniziale disagio. Luxuria contro l'Isola. Vladimir Luxuria si è chiesta come mai non vengano trasmessi questi momenti così importanti della trasmissione. Ha detto anche di non capire nemmeno come un particolare così notevole possa trapelare con un ritardo del. Ma il vero sfogo di Vladimir è avvenuto più avanti nel corso della trasmissione. E precisamente di fronte all'ennesimo comportamento ambiguo mostrato dal programma di Canale 5. Barbara D'Urso ha chiesto maggiori chiarimenti a Craig Warwick in merito alle sue pesanti accuse rivolte nei confronti di Franco Terlizzi. Il sensitivo lo aveva infatti tacciato di essere omofobo. L'inglese aveva raccontato di essere stato insultato, proprio per la sua omo, dall'ex pugile. Tali accuse, però, non sono state supportate da Cecilia Capriotti. Proprio per questo motivo, Luxuria ha domandato se le affermazioni di Terlizzi sono state riprese dalle telecamere. Craig ha risposto in maniera affermativa, provocando una reazione stizzita dell'opinionista. Lo sfogo di Luxuria e Nadia Rinaldi, ma allora scusate, ma che ci fanno vedere in questa trasmissione? Luxuria ha domandato così, prendendosi anche l'applauso del pubblico presente in studio. L'opinionista ha poi continuato, ma un'accusa così grave non me la mandano in onda. Anche Nadia Rinaldi ha appoggiato la tesi di Luxuria. A questo punto abbiamo capito che mandano in onda quello che vogliono. Insomma, la nuova edizione del reality show non è certo nata sotto una buona stella. I misteri dell'Isola dei Famosi si infittiscono sempre più, mentre il programma, giorno dopo giorno, perde credibilità e consensi, diritti d'autore e riproduzione riservata.